Si è svolto a Cagli lo scorso 10 febbraio il seminario di presentazione del bando relativo alla sottomisura 4.1 sostegno a investimenti nelle aziende agricole rivolto ad imprenditori singoli o associati. Infatti, grazie al PSR Marche, è possibile costruire o ristrutturare fabbricati, impianti e ricoveri, acquistare attrezzature e macchinari oppure realizzare opere di miglioramento fondiario. 30 milioni di euro, ha commentato il vicepresidente Mirko Carloni, che possono contribuire a cambiare il volto del sistema rurale della regione. Un'impresa agricola più moderna affronta meglio la concorrenza dei mercati, può diventare più efficiente sul versante energetico, produrre in modo più sostenibile e garantire una maggiore sicurezza sul lavoro a chi quotidianamente è impegnato nella coltivazione e nell'allevamento. È una versione che noi vorremmo velocemente far entrare nella liquidità delle imprese senza troppa burocrazia, e anche i pagamenti nel 2021 abbiamo dato un'accelerata che ha recuperato i tanti ritardi degli anni precedenti. E quindi, se non si investe in queste attività che talvolta sono poco remunerative, pensiamo per esempio alla zootecnia e a quanta fatica costa fare l'allevatore, perché è un'attività che non va in ferie né la vacca né il vitello, e quindi dobbiamo pensare che queste persone molto spesso fanno delle attività dove il guadagno è basso e dove la fatica è tanta. Quindi, se vogliamo che ci sia continuità, se vogliamo che ci sia un ricambio generazionale, dobbiamo davvero sostenerli finanziariamente e fare in modo che la politica regionale investa sugli imprenditori agricoli. Le domande possono essere presentate fino alle ore 13 del prossimo 19 maggio. C'è una forte aspettativa, ha detto il dirigente Lorenzo Bisogni. Erano 5 anni che non usciva un bando per investimenti in questi territori, ha detto. La regione, infatti, era intervenuta solo nelle aree sismiche, vista la grande difficoltà. Quali sono i requisiti nel dettaglio per poter partecipare? Deve essere un'azienda professionale, quindi diciamo che deve garantire il lavoro a una persona, in termini di ore di lavoro, insomma. E poi tutti gli agricoltori possono entrare, non ci sono limitazioni di sorta. Quello che conta poi saranno le priorità per la scelta dei progetti. Bisogna coinvolgere un tecnico che sappia ovviamente le regole, si legga con attenzione il bando. In passato è successo anche a volte che c'erano stati dei problemi, però questa volta devo dire che abbiamo apportato notevoli semplificazioni alle regole del bando, quindi avremo dei computi metrici semplificati, non avremo più la necessità di portare i preventivi, quindi chi farà domanda impiegherà sicuramente meno tempo e lavoro per arrivare a chiedere il contributo. Diversi sono stati gli imprenditori che hanno ricevuto aiuti grazie al PSR e che durante il seminario hanno portato la loro testimonianza, come Augusto Cancellieri, titolare di un'azienda agricola zootecnica. Mi accontento perché la fortuna di avere quei soldi dà la possibilità agli agricoltori ad avere un'agricoltura forte, perché se l'agricoltura è forte si ha una società forte, perché l'agricoltura è la spina dorsale della società. Un'agricoltura forte, un'agricoltura innovativa. Noi abbiamo robot in stalla che gestiscono l'alimentazione degli animali, abbiamo una paleolica per le energie rinnovabili. Noi abbiamo investito tantissimo, e vi dico, io avevo 20 anni, ho preso 300.000 euro in banca e la banca me ne ha chiesti 480. Io 20 anni avevo 500 milioni di debito sulle spalle senza un soldo in tasca. Se non avevo il PSR, io non avrei avuto un futuro.